Bella ragazzuoli, qua Unk, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, ritorniamo a parlare di skin con una nuovissima top 10. Ebbene sì, in questo video parleremo delle mie 10 skin preferite della crew di Fortnite. Prima di cominciare però vi ricordo di inserire il codice Lord Unk nella sezione supporta un creatore all'interno dello shop di Fortnite. Per voi si tratta semplicemente di scrivere una parola, ma così facendo darete un enorme supporto al canale. Detto questo, direi di iniziare subito con la nostra top 10 e alla posizione numero 10 abbiamo... Lupo in fiamme. Questa skin fa parte della crew di settembre 2021 e mi duole dirlo, ma è l'unica skin maschile all'interno di questa classifica. Con questo non intendo dire che non ci siano altre skin maschili decenti all'interno dei pacchetti della crew, però insomma di skin maschili belle non ne ho viste proprio oltre a questa. Comunque, Lupo in fiamme, palesemente, almeno secondo me, ispirato a Genji di Overwatch, infatti io da quando è uscito l'ho sempre chiamato Genji coe scarpe. È una skin che a livello estetico mi piace moltissimo, sia per come è strutturata l'armatura, perché è veramente veramente figa, ma soprattutto per i colori che utilizza questa skin. Ragazzi, io vado matto per questo tipo di rosa acceso, stile fucsia, barra OMV, di sparaflesciato, Gesù e la Madonna. Perché vado sempre a finire a parlare su Gesù e la Madonna? Comunque, è un'ottima skin e sì, si merita almeno di stare nella decima posizione della mia classifica. Ma andiamo avanti, perché alla posizione numero 9 abbiamo... La Aslon furtiva delle nevi. Un nome un po' più lungo, no, mi raccomando. Vabbè, insomma, Aslon invernale. Questa è la skin della crew di gennaio 2022. E ragazzuoli miei, sapete benissimo quanto a me piaccia il modello della dottoressa Aslon. Infatti la dottoressa Aslon è presente nel mio video dove parlo delle mie 10 skin preferite in assoluto di Fortnite. C'è da dire che questa skin la preferisco con lo stile che vedete qui sotto esposto in armadietto. Mi piacciono tantissimo i colori dei vestiti che vanno dall'arancione al rosso con questo gradiente molto attenuato. La Aslon rimarrà sempre una delle mie skin preferite di Fortnite e anche questa sua versione meritava di stare all'interno di una classifica. E poi regà, è palesemente Aslon da Roma, cioè, dagli lupacchiotti. Ma andiamo avanti perché alla posizione numero 8 abbiamo... Brizabel. Che regà, in italiano non se può sentire. Sta skin in italiano si chiama Brizabella. Cioè, tua madre non te vuole bene se te chiama Brizabella. Vabbè, nomi discutibilissimi a parte, questa è la skin della crew di luglio 2023. Tra l'altro questa skin quando uscì fu molto criticata perché ha degli occhi veramente molto grandi. Particolarità che invece a me piace tantissimo di questa skin, appunto. Saranno gusti personali, appunto, ma io trovo gli occhi di questa skin particolarmente grandi, molto piacevoli da vedere. Ma sicuramente il punto forte che mi fa apprezzare tantissimo questa skin, a parte i vestiti che sono un sacco carini e soprattutto che ha il modello di Calamity che gli fa guadagnare un sacco di punti, secondo me. Dicevo, la parte migliore di questa skin sono indubbiamente i capelli. Ragazzi, ha dei capelli bellissimi sta skin. Il colore che va dal viola fino ad arrivare al giallo, passando per il magenta e l'arancione, è veramente qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Sì, mi dispiace dirlo perché tanti non saranno d'accordo, ma secondo me almeno questa skin si meritava sicuramente una posizione in questa classifica. Ma andiamo avanti perché alla posizione numero 7 abbiamo... Senza amore. Altro nome che in italiano non si può sentire, si chiama Loveless in inglese. Questa è la skin della crew di settembre 2022. Sicuramente molti di voi penseranno che questa è una skin parecchio anonima, e per carità ci avete anche ragione, eh? Alla fine non è che la controparte femminile di Asso, altra skin che era presente da anni all'interno di Fortnite. Anche questa, come il maschio, appunto, è ispirata sicuramente a Payday, il famoso gioco di rapine. Però, tralasciando il fatto che a me la maschera fatta così piace tantissimo e tanti punti glieli danno anche i capelli bianchi a questa skin, la cosa che di questa skin mi piace particolarmente, tanto da inserirla poi nella classifica finale delle mie skin preferite della crew, è l'outfit. Io adoro i completi eleganti al femminile, sono bellissimi, ragazzi, e infatti questa skin, con la sua eleganza, è riuscita a rubare, per rimanente marapine, il settimo posto di questa classifica. Ma dalla posizione numero 7 passiamo a quella numero 6 dove troviamo... Shimmer Dusk. Questa è la skin della crew di ottobre 2023. Sinceramente a livello di lore non ho ancora capito se è una vampira, se è una che ammazza i vampiri, solo una cosa ho capito. Che è fregna. Vabbè, tralasciando questo piccolissimo dettaglio, le cose che apprezzo particolarmente di questa skin sono il viso, gli occhi rossi e soprattutto il modo in cui è vestita. Cioè, alla fin fine è come se fosse una vampira gotica con sto bracciale lunghissimo in pelle che è veramente qualcosa di eccezionale a livello estetico. Skin veramente molto molto bella, tra l'altro nel mio set che ho con questa skin ci ho messo anche le ali di Kadotorn sulla schiena, le stanno benissimo perché i colori sono i suoi, raga.
veramente veramente bella. Ma andiamo avanti, perché alla posizione numero 5 troviamo Johnny La Rossa. Questa è la skin della crew di dicembre 2022 e la trovo veramente veramente bellissima, soprattutto per il modo in cui veste. Infatti adoro questo mix col cappotto in pelle nera, la cravatta rossa, le calze strappate, i denti di legno, l'amore per la libertà. No, aspetta, quella era un'altra cosa, mi sa. Comunque sì, questa skin la apprezzo particolarmente per il suo outfit, ma una cosa che mi piace moltissimo è anche l'acconciatura. Infatti questa skin a parer mio ha un taglio di capelli veramente meraviglioso, e poi regà, i ragazzi con i capelli corti sono meglio, sorry not sorry. Inoltre di questa skin mi piace anche l'altra versione che poi hanno aggiunto successivamente in gioco, quella dove c'ha la salopetta, è tutta vestita di rosso, c'ha il cappello grande, molto figa anche quella skin. Comunque andiamo avanti, perché alla posizione numero 4 di questa top 10 troviamo Sierra. Questa è la skin della crew di novembre 2021 e apprezzo particolarmente lo stile che vedete qui sotto esposto in armadietto. I punti forti di questa skin sono sicuramente il viso, che è veramente bellissimo, ma soprattutto la palette di colori, ragazzi. Infatti trovo meraviglioso questo gradiente di colori che inizia con un blu chiaro nella parte superiore del corpo per poi finire con un rosa scuro in quella inferiore. Altra cosa che apprezzo tantissimo di questa skin sono i capelli, sempre nello stile che vi ho fatto vedere ovviamente. Non solo per l'azzurro, visto che mi piacciono moltissimo i capelli colorati, bensì questi capelli, non so perché, mi hanno sempre dato un effetto di relax. Vi giuro, non so spiegarlo, questa skin da quando è uscita, da quando l'ho vista la prima volta con questo stile, mi ha dato sempre un effetto di relax. Non so spiegarlo. Comunque, andiamo avanti perché è il momento di salire sul gradino più basso del podio. Alla posizione numero 3 abbiamo Fedra. Questa è la skin della crew di luglio 2022 e in realtà non ho molto da dire perché ne ho già parlato nel video delle mie skin preferite, infatti è presente anche lì. Comunque sì, questa skin ha un modello stupendo, specialmente gli occhi sono meravigliosi, ma la parte più bella di questa skin è sicuramente l'outfit. Outfit gotico che apprezzo tantissimo su una ragazza e sicuramente il punto forte di esso sono le calze a rete. Per gusto personale trovo le calze a rete un indumento meraviglioso e stanno benissimo a questa skin, soprattutto abbinate allo stivaletto, al collare e a tutto il resto del vestiario in realtà. Altra cosa che mi fa apprezzare tantissimo questa skin è il cappello, come ben sapete adoro le skin con il cappello e anche in questo caso sicuramente fa guadagnare un sacco di punti. Ma adesso passiamo alla posizione numero 2, perché qui c'è una skin che non vi aspettate. Infatti alla seconda posizione di questa top 10 troviamo Galaxia. Ebbene sì, sappiate che sono stupito quanto voi, ma non l'ho messa al primo posto. Galaxia, skin della crew di dicembre 2020, la prima crew mai uscita e fino a poco tempo fa, a parer mio, la migliore mai uscita. Quando uscì il primo pacchetto della crew con all'interno questa skin, ti faceva capire che avere questo abbonamento era qualcosa di speciale, perché ti dava accesso ad una skin effettivamente meravigliosa. Questa skin poi, essendo molto diversa dalle altre, ti dà anche una sensazione di aver acquistato qualcosa di speciale. Purtroppo già dalla seconda crew in poi, questa sensazione si è andata a perdere, perché nella seconda crew regà ci hanno messo Green Arrow da ADC. Ma chi se lo caga? Purtroppo infatti quella sensazione di piacere che ti dava acquistare la crew, quella sensazione di comprare qualcosa di effettivamente unico, non l'ho più provata, nemmeno con la skin che vedrete al primo posto in realtà. Infatti nessun'altra crew oltre alla prima mi ha dato quella sensazione di comprare qualcosa di unico. Galaxia è sicuramente una delle skin più belle di Fortnite. E sinceramente credo di non aver mai sentito nessuno dire il contrario. Ma nonostante la sua bellezza, i suoi capelli colorati meravigliosi, lo stile galattico che ha sul corpo, è stata comunque spodestata dal primo posto nella mia top 10. E infatti, alla posizione numero 1 troviamo Lana Lane. Ebbene sì, skin della crew di questo mese all'uscita del video, febbraio 2024. Finalmente dopo 3 anni e passa di crew uscite sono riuscito a trovare una skin che mi piaccia a livello estetico ancora di più di Galaxia. Sicuramente questa skin a differenza di Galaxia non ti dà quel senso di unicità, sembra comunque una skin normale, vestita in modo molto figo, però comunque normale. Nonostante questo la preferisco comunque a Galaxia. Trovo questa skin veramente meravigliosa, mi sento tranquillamente di dire che è una delle mie skin preferite nel gioco, nonostante è uscita da pochissimo. I colori di questa skin, tutti arcobaleno, tutti accesi, li trovo veramente meravigliosi. I capelli poi con questo rosa fortissimo,
bellissima, una skin veramente bellissima. In sostanza è una versione del bombarolo lucente, già skin molto bella di suo, che ci ha creduto ancora di più. Ma poi ragazzi, il dettaglio più importante di questa skin è Fregna. No, ok, la smetto, ricomponiamoci. Ragazzuoli, queste erano le mie 10 skin della crew preferite di Fortnite. Fatemi sapere qui sotto con un commento le vostre skin preferite della crew di Fortnite. Visto che ce ne sono tantissime, non vedo l'ora di confrontare i miei gusti con i vostri. Detto questo, io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i miei social, soprattutto quello per il server Discord. Mi raccomando, entrate nel mio server Discord perché è un ottimo modo per rimanere in contatto con me e soprattutto perché lì trovate tutti gli orari sempre aggiornati delle mie live su YouTube. Quindi sì, mi raccomando, entrate nel server Discord perché così facendo non vi perderete nessun nuovo contenuto del canale, visto che le notifiche di YouTube hanno sempre qualche rotella fuori posto. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Io vi ringrazio immensamente di tutto il supporto e l'affetto che mi date ogni singolo giorno, veramente grazie di cuore ragazzi. E dopo avervi ringraziato non posso che darvi appuntamento ad un prossimo video. Ciao!